Capo, è da un po' che si accende la spia della benzina. E che aspetti a mettercela? Vogliamo rimanere per strada? Sì, le macchine vanno a benzina, a gas, a nafta, non a pipì. Ecco, questa battuta mi mancava. Sei sempre il solito. Capo, il benzinaio vuole i soldi. Questa macchina è dell'agenzia, quindi sua, non mia. A proposito di soldi. Sì, sì, ho capito. Domani avrai il tuo stipendio e al primo rifornimento, fermati. Capo, le posso dire una cosa? Un'altra battuta delle tue? No, no. Come lei sa, io sono separato e convivo con una brava ragazza, anche lei separata con una figlia. L'altra mattina ho aperto la porta del bagno, credevo fosse libero, e vedo Laura, la figlia della mia compagna, che si faceva un selfie. E cosa c'è di strano? Nulla, se non fosse che Laura ha solo 10 anni e posta le foto su Facebook. Mi pare che inferiore a 13 anni non è legale avere un profilo Facebook. Sì, sì, è così. Ero su Facebook per delle ricerche per quel caso di sospetta infedeltà della moglie e ho trovato il profilo di Laura. Queste foto sui social servono per ricevere delle attenzioni e le attenzioni ti fanno sentire bene. Non so come spiegarlo, è un incessante bisogno di conferme da parte del mondo esterno. Non ci sarebbe nulla di male se la ragazza fosse maggiorenne. Però non la credevo di mentalità così aperta, capo. Tu sei vecchio e infatti la stavamo a capare un barbone. Sì, e la metti mi passa l'agenzia. Signora, puoi entrare. Buongiorno, dottore. Ogni tanto si fa vedere. Buongiorno, posso entrare? Dottore, vuole scherzare? Questa è casa sua. È in ufficio l'ispettore Caruso? Sì, per il momento è occupato. Signora, da quanto tempo non vede suo zio? Da quando è morta sua moglie vive da solo. Noi ci sentiamo almeno 2 volte la settimana. Non ha alcun parente al di fuori di me. E quando posso vado a trovarlo. Quanti anni ha e che attività svolge? Ha 75 anni ed è un insegnante in pensione. Va bene, signora. Per il momento lei può andare. Agente, accompagni la signora dall'assistente capo. Subito, ispettore. Grazie. Ispettore, ci è venuto a trovare il commissario Lombardo. Lo faccio entrare? Certo. È da un bel po' che non si fa vedere. Si accomodi. Egregio commissario, quale buon vento ti porta da queste parti? Il vento della nostalgia, ispettore carissimo. Io vorrei essere al tuo posto. Come vanno gli affari in agenzia? Hai qualche caso interessante sotto mano? Una noia che non ti dico. Rimpiango le mie indagini, le notti passate in ufficio. Ho le soddisfazioni di aver chiuso casi importanti. Dimmi, sei venuto solo a farmi una visita o c'è qualcos'altro? Per il piacere di rivederti e per chiederti una cosa. Sono a tua completa disposizione. Ieri sera, nel telegiornale delle 20... Sembra una vicenda così lontana dai casi di cronaca di dipendenti statali assenteisti e furbetti del cartellino. In effetti, il cartellino non l'ha timbrato, nonostante fosse in pensione, a lavoro c'è andato. Un ex commissario della squadra mobile in pensione, dopo una vita passata in polizia, quando ha saputo che l'operazione contro la mafia cinese stava per chiudersi, nonostante potesse osservare tutto comodamente seduto sul divano di casa, ha preferito mettersi a disposizione della sua squadra. Nel documento del Ministero si precisa che in merito alla possibilità di conferire incarichi di collaborazione ad un ex dipendente collocato in quiescenza, il decreto legge 95/2012 evidenzia che si possono conferire incarichi anche oltre il limite dei 65 anni, purché a titolo gratuito e per una durata non superiore ad 1 anno. Visto che la legge permette a chi è in pensione di avere rapporti di collaborazione, ho pensato di venirti a trovare.
Qui, come sai, il lavoro non manca e un aiutino da una persona che ha tanta esperienza come la tua sarebbe una vera manna per noi. E l'agenzia? Continuerò la mia attività e nei momenti di calma sarò felice di rendermi utile nuovamente alle istituzioni e ai miei vecchi amici. Questo ti fa onore. Allora non mi resta che augurarti buon lavoro. Bentornato. Grazie, grazie. Sono contento di far parte nuovamente della squadra. Bene, Lombardo. Ah, proprio adesso una signora ha segnalato la scomparsa dello zio. Questo caso lo potresti seguire tu? Sì, volentieri. Hai sicuramente qualche collaboratore in ufficio? Sì, certo, ho un investigatore, un po' avanti con gli anni. Si chiama Mezza Salma, tu lo conosci? Ah sì, ora ricordo, il caso della rapina alla farmacia Croce Verde che poi era collegato ad un sequestro di persona. Sì, esatto, ti stavo dicendo che il suo aspetto e i suoi modi di fare sono poco convenzionali. È un ex insegnante di diritto ed è molto bravo nel suo lavoro. Lombardo, ci teniamo in contatto e se ti servono ulteriori informazioni mi chiami. Sei tu, tesoro? E chi vuoi che sia? Aspettavi qualcun altro? Stupido, lo sai che aspetta solo te. Ciao, papi. Ciao, Laura. Ti serve aiuto per i compiti? No, grazie, ho quasi finito. Le trovate le mascherine? Sì, erano le ultime rimaste. In farmacia facevano entrare uno alla volta. E fuori c'era una fila che non ti dico. Ci mancava solo il coronavirus. Al nord, dove l'epidemia è più diffusa, è stata disposta la chiusura di alcune città. Vengono chiamate zone rosse. Chiusura in che senso? Non si può né entrare né uscire dalle città. E le persone devono rimanere a casa per limitare la diffusione del virus. Papi, anche noi dobbiamo restare a casa? Ho paura proprio di sì. Anche se la notizia non è ancora ufficiale. E come si fa per andare a scuola? Non si potrà andare a scuola. Si può uscire solo per fare la spesa e per andare in farmacia. Abbiamo visto decine, se non forse di più, informazioni non vere che girano sul coronavirus e l'epidemia adesso in corso. Informazioni scorrette che possiamo definire bufale, fake news. La salute è collegata alle nostre paure. È l'argomento che ci vede più vulnerabili e quindi più soggetti alla credenza di cose che sono false. Ci chiediamo, è tutta colpa di Facebook e dei social? Forse no, perché anche la televisione può essere complice involontaria di questa errata diffusione creando inutili allarmismi. Persino alte personalità del mondo della politica e della medicina ci propinano informazioni discordanti che contribuiscono a creare disinformazione e confusione. Tutto ciò ci impedisce di fare una valutazione oggettiva di tutto quello che effettivamente sta succedendo. Oggi hai messo la cravatta. Hai qualche appuntamento che giustifichi questo raro evento? La metto solo nelle grandi occasioni. E questa lo è. Ma ti sembra giusto che dobbiamo incontrarci come due clandestini? Dai, non fare così. L'importante è volersi bene. Sì, certo. Ma io vorrei passare più tempo assieme a te. Possiamo andare al cinema qualche volta. Tu hai una famiglia adesso, una bambina. Sono sicura che troverai un po' di tempo anche per noi. Con queste epidemie in corso non si può andare al cinema. E poi non è questo il rapporto che desidero avere con te. Lo sai quanto ti voglio bene. Sei tutta la mia vita. Sì, lo so. Anch'io ti voglio bene. E tanto. Dai, adesso andiamo. Devo tornare al lavoro. Ti accompagno. Quando ti decidi a comprare una macchina? Io amo essere libero. E il vento in faccia mi dà questo senso di libertà. Sono stato in commissariato e mi hanno indirizzato da voi per fare una denuncia. Sì, signora. La nostra agenzia investigativa collabora con la polizia per lo svolgimento di alcune indagini. Mi dica, cosa è successo? Il professore Torresi, da quando è rimasto vedovo 5 anni fa, vive da solo. Io abito nello stesso condominio e ogni sera gli porto la cena. Ieri sera alle 19:30, come al solito, ho bussato alla sua porta, ma non ho avuto nessuna risposta.
Io ho le chiavi, solo di me si fida. Sono entrata, l'appartamento l'ho trovato in perfetto ordine. Sono sempre io che mi occupo delle faccende, da quando la signora Piera non c'è più. Gli avevo portato un filetto di orata con patate, rosette di broccoli, che erano una meraviglia. Le provo tutte, sa? Lui mangia così poco, sembra attaccato a quel Facebook. Facebook, ho capito signora, ma perché è venuta qui? Mi vuoi dire quanto è brava a cucinare? Ah, mi scusi, lo vuole un caffè? Ci manca solo il caffè, con tutta questa agitazione che ho in corpo. In effetti sono brava a cucinare. E lei non mi sembra il tipo che ama la buona cucina. Commissario, la vedo un po' sciupata in viso. Dovrebbe mangiare di più e meglio. Signora, non sono commissario e non ho ancora fatto colazione. Maresciallo, lo sa che il caffè a stomaco vuoto fa male? Non sono neppure maresciallo, sono un semplice investigatore privato. Detective Mezzasalma. Come? Lasciamo perdere, va. Signora, vogliamo stringere per favore? Ho altro da fare. Perché è venuta qui? Come perché? Perché il professore non era in casa. E allora? Sarà uscito con un amico, sarà andato al cinema. Sarà andato a cenare fuori con qualche amichetta. Ma che dice? Come ha detto che si chiama? Non voglio essere chiamato. Vada avanti, la prego. Non era mai successo che il professore uscisse la sera. Da quando è venuta a mancare la povera signora Piera, che è morta per un cancro ai reni, lui esce raramente. Come sopportare questi rompiballe? Gli portava i pranzetti e poi magari rimaneva a parlare mezz'ora o tre quarti d'ora. Meglio gli giuro. Stamattina il professore non è nemmeno rientrato. Le sembra una cosa normale? Facciamo così, signora. Venga fra un paio di giorni. Ora è troppo presto per fare una denuncia di scomparsa. Io intanto mi appunto il nome del professore e il suo indirizzo. Mi dica, signora, come si chiama il professore? Torrisi Giuseppe. Via Salemi, 90, Catania. Io sono Maria La Bruna. L'indirizzo lo conosce. Bene, signora. Venga, l'accompagno. Buongiorno. Prego. Stamattina ti ho visto, sai? Eri con tua figlia. E allora? Cosa c'è di tanto deplorevole? Dov'è la cravatta? In tasca. E che c'entra la cravatta con mia figlia? Non la capisco. Stamattina avevo la cravatta. Infatti, e quando sei in agenzia con le persone, non la metti. Ma si rende conto di quanto? Quanto? No, nulla. Meglio così. Chi era quella signora che voleva? L'ha mandata l'ispettore Caruso. Una chiacchierona che non le dico. Crede che un suo vicino sia scomparso solo perché una notte non è tornato a casa. Chissà dove è andato. È rimasto vedovo 5 anni fa. E probabilmente avrà trovato qualche distrazione. Cosa posso fare per lei? Mi chiamo Salvatore Marino. Mi manda l'ispettore Caruso. Lei è il commissario Lombardo, vero? Io sono Lombardo, ma non sono più commissario, sono in pensione. Allora come la devo chiamare? Dottore? Mi chiami come vuole, non ha nessuna importanza. E allora mi dica, di che si tratta? Ecco, dottore Lombardo, la disturbo per il mio amico, di cui non ho più notizie da alcuni giorni. Non riesco più a contattare il mio collega. Si chiama Giuseppe Torrisi.
Torrisi, questo nome non mi è nuovo. Sì, è arrivato un fax proprio adesso dal commissariato. Mi scusi. Prego. Mi dica. Vieni subito in ufficio perché ti devo parlare. Dove sei? Sono appena arrivato, salgo subito. Mezza Salma è il detective che sta seguendo questo caso. Prego. Col professore Torrisi eravamo colleghi al liceo ospedaliero di Catania. Lui insegnava matematica e io inglese. Siamo andati in pensione lo stesso anno. Una o due volte la settimana ci incontravamo a casa sua o mia per giocare a scacchi. L'altra sera avevamo un appuntamento, ma non si è presentato da me, non solo, e non risponde più neanche al telefono. Mezza Salma, il professore Marino, collega del Torrisi. Buongiorno. Buongiorno, dottore. Io devo andare in banca. Continua tu il colloquio col signore e poi mi aggiorni. Sulla scrivania c'è un preventivo per la riparazione di un computer che appartiene al professore Torrisi. Lo ha inviato via fax l'ispettore. Appena termini col signor Marino, vai a chiedere informazioni. Arrivederci. Arrivederci, dottore. Allora, signor Marino, lei è qui per il caso del professore Torrisi. Esatto. Mi dica, nei giorni precedenti alla scomparsa, ha notato qualcosa di strano nel comportamento del professore? Non saprei. Forse sì. Da alcune settimane, quando giocavamo a scacchi, era distratto. Sbagliava le mosse più semplici e il più delle volte perdeva pure la partita. Cosa che prima succedeva raramente. Questo è un indizio che ci potrebbe tornare utile, anche se un po' debole. Da quando è mancata la moglie, con Giuseppe andavamo spesso in giro con la sua Topolino verde. Ci fermavamo in riva al mare. A lui piaceva guardare il mare, le ricordava sua moglie, mi diceva. Come diceva il dottore, Giuseppe è un caro amico. Non vorrei che gli fosse successo qualcosa. Cosa vuole che gli sia successo? Al massimo sarà scappato in Portogallo. Ormai è di moda per i pensionati trasferirsi in Portogallo. Detective, lei ha voglia di scherzare. Giuseppe non è il tipo di fare queste cose. E poi, con la confidenza che c'era fra di noi, me lo avrebbe detto. Non sarebbe scappato via come un ladro. La mia era solo una battuta, ovviamente. D'ora in avanti è affare nostro, non si preoccupi. La terrò informato. Prego. Ho cercato di spedire la comandata. Porca troia, dove l'ho messa? Chi lo dice a Lombardo? Quello si incazza di brutto. Ecco. Il preventivo del computer. Buongiorno, sono il detective Mezza Salma. Posso farle qualche domanda? Buongiorno, prego, mi dica. Sto indagando sulla scomparsa di una persona. Questo è un preventivo
vostro per la riparazione di un computer. Il computer è stato ritirato dal signor Turisi il mese scorso. Ah, la ringrazio. Buongiorno. Buongiorno. Io ho le chiavi, sono di me, Sicilia. Sono entrata. L'appartamento l'ho trovato in perfetto ordine. Sono sempre io che mi occupo delle faccende da quando la signora Piera non c'è più. Da quando è mancata la moglie, con Giuseppe andavamo spesso in giro con la sua Topolino verde. Buongiorno signora. Buongiorno. Dimmi da quando è posteggiata quella macchina lì? Da almeno 5 giorni. È una macchina che si nota subito. Penso ce ne sia solo una in circolazione a Catania. Ma ha visto scendere qualcuno dall'auto? Ma lei è della polizia? No, sono un investigatore privato. Una mattina l'ho trovata posteggiata lì. Poi altre volte l'ho vista passare davanti a casa mia. E dentro c'erano 2 anziani con i capelli bianchi. Grazie signora. Buongiorno. Prego, buongiorno. Mezza Salma, la stavo chiamando, mi dica. Ispettore, ho trovato l'auto del professore. È posteggiata in una stradina del quartiere Ordine. È un'auto d'epoca, un Topolino verde. Interessante. Non sapevamo che il professore avesse una macchina. Si trova al civico 150 di via Portolisse. Sì, grazie. La stavo chiamando anch'io per comunicarle che è stato trovato il professore Torrisi. Sono contento che lo avete trovato. Purtroppo non è così. Ci è arrivata una telefonata che stamattina un pescatore l'ha trovato in mare gonfio come un tonno. Il pescatore si chiama... Licatalfio, ispettore. Licatalfio. Lo interroghi. Tiene una barca ormeggiata sotto il cavalcavia del porticciolo di Ognina. Io sono Massimo, assistente di produzione. Piacere, Stella. Motivo della sua visita? Ho saputo che voi trasmettete un programma che si occupa di persone scomparse. Da qualche giorno mio zio è scomparso. Ho fatto la denuncia, ma ho pensato che un'annuncio nella vostra trasmissione potrebbe essere d'aiuto anche alle forze dell'ordine a ritrovarlo. Molti casi sono stati risolti grazie al nostro programma. È molto seguito non solo a Catania, ma in tutta la Sicilia e Calabria Stretto. Mi dica, vuole che venga fatto solo un annuncio con la foto del parente scomparso o preferisce lei stessa fare un appello ai telespettatori? Se fosse possibile preferirei essere in studio. La trasmissione va in diretta alle 21. Lei venerdì prossimo dovrà presentarsi qui almeno un'ora prima. Venga, le faccio vedere lo studio di registrazione.
E lei, signor Legata? Sì. Buongiorno, sono il detective Mezzasalma. È lei che stamattina ha trovato il corpo di quell'uomo in mare, vero? Era incastrato fra gli scogli. Ho provato a caricarlo in barca, ma non ce l'ho fatta. L'ho legato con una corda e l'ho portato al porto. Poi ho chiamato la polizia e è arrivata subito. Poi è venuta l'ambulanza e ha portato via quel poveretto. Ma sapesse com'era combinato, male, male, male. Lei l'ha visto in viso? Sì, certo. Ma per caso lei lo conosceva? L'ha visto altre volte qui nei pressi del porto? Mi sembra di averlo visto assieme a un uomo passeggiare lì sul molo. Non so se si tratta della stessa persona. Alcune sere fa, un uomo sul molo andava avanti e indietro, come se non sapesse cosa fare. Era buio e si vedeva solo una sagoma. Poi non l'ho visto più. A un centinaio di metri al porto ho trovato un topolino verde. Ci potrebbe essere una relazione con quello che lei ha visto? Presente, mi dica, capo. Ma dove ti sei cacciato? Ti chiamo e non rispondi. Non ho sentito il cellulare. Anch'io l'ho chiamato, ma era irraggiungibile. Stamattina è stato trovato il corpo del professore Torrisi. Come l'hai saputo? L'ispettore Caruso mi ha telefonato. Un pescatore l'ha trovato in mare. Fatti dare il nome del pescatore e lo vai a trovare. Già fatto, capo. L'ho interrogato e adesso stavo andando dalla signora Mara. Ah, dimenticavo. Ho trovato anche l'auto del professore. Buongiorno. Buongiorno signora, posso entrare? Prego. Sto preparando le tagliatelle. Al professore piacciono tanto, spero torni per oggi. Prego, si accomodi. Scusi, se mi avessi avvisata. Signora, purtroppo devo comunicarle una brutta notizia. Non mi dica che... Mi dispiace, signora. Com'è successo? È stato trovato stamattina in mare. In mare? Ero così un bravo uomo. Lui... è la sua signora. Mi scusi, ma le devo fare qualche domanda. Il professore era depresso? No, non direi. Forse è triste, perché gli mancava la moglie. Lei conosce il collega del suo vicino di casa, il professore Marino? Sì, veniva a trovarlo per fare qualche partita a scacchi. E spesso rimaneva a cena da noi. Mi faceva sempre i complimenti. Mi scusi, devo fare una telefonata. Prego. Professore Marino, buongiorno. Nel pomeriggio può avvicinare l'agenzia? Devo parlarle. Speriamo siano buone notizie. Purtroppo no. Non capisco come sia potuto succedere. Non lo sappiamo. La scientifica non ha ancora mandato l'esito delle indagini. Oggi ho ricevuto una lettera dal contenuto molto strano. La legga. Caro Salvo, ho commesso un grave errore che non so e non posso perdonarmi. Qualsiasi cosa saprai, ti prego, non giudicarmi. Forse per la moglie? Ma no, certo ne era addolorato, ma il peggio era ormai passato. Aveva pure cominciato a fare ripetizioni. Il professore dava lezioni private? Sì, certo,
tranne il sabato, ogni pomeriggio dava lezioni private a due ragazzi. Parla di un grave errore. Cosa avrà voluto dire? Se scopriamo l'errore che ha commesso il professore, sapremo perché è morto. Sì? Laura, disturbo? No, entra pure. Stavo ascoltando un po' di musica. Tu lo sai che ti voglio bene come una figlia. Anche se non sono tuo padre, ti devo dire che a me non piace quello che fai. Io non ci vedo niente di male. Lo fanno tutte le mie amiche. Deve avere più di 13 anni per creare un profilo su Facebook. Sei una bambina ancora. E quelle foto non sai che fine fanno. Sono certo che ti hanno chiesto l'amicizia anche persone adulte. Non te lo chiedi il perché? Io messaggio solo con le mie amiche. Sì, ma le foto le vedono tutti. Tu sai cos'è la pedofilia? Sì, lo so. Quando tu avevi la mia età, non esisteva ancora internet. E con gli amici vi incontravate solo a scuola o per strada. Ma adesso è diverso. Ci sono anche social. Facebook, Instagram, Twitter. Sono proprio i social ad essere le trappole per i minori. E tu dovresti essere abbastanza grande per poterlo capire. Prima di parlarne con tua madre ho voluto ascoltarti. Dimmi, perché lo fai? Non lo so, sicuramente perché mi piace farmi vedere. È un modo per essere accettati. Per noi ragazze, avere tanti like ci dice che in fondo esistiamo e abbiamo l'approvazione di qualcuno. Capo, ma cos'è questa fretta? L'avvocato ci aspetta per le 11 e ancora siamo in anticipo. Ma non vedi come ti sei ridotto? Stai mettendo la pancia. Vai sempre in motorino, devi muoverti di più e mangiare di meno. Una dieta equilibrata è molto importante per star bene in salute. Sì, mi devo ridurre come lei? Perché come sono io? E poi non essere irriverente nei miei confronti. Irriverente io? Ma sei lei che mi stuzzica continuamente. Io le do solo la risposta che si merita. Ho capito, va bene, parliamo d'altro. In ufficio è arrivato un fax dal commissariato. L'ispettore Caruso ha fotocopiato l'agenda del professore che la scientifica ha trovato nel suo appartamento. Io ho dato una rapida lettura. Il professore dava ripetizioni e ci sono nomi e indirizzi. Buon lavoro. Il professore dava lezioni private ai due ragazzi. Devo andare a parlare con loro. Buongiorno signora, mi scusi, sa dirmi dove abita la signora Maugeri? E sono io. Ma lei chi è? Che cosa vuole da me? Sono un investigatore privato. Dunque lei è la mamma di Davide? Eh sì, certo. Perché lo cerca? Cosa ha combinato? No, nulla. Volevo solo fargli qualche domanda. È in casa suo figlio? No, da quando ha il motorino non c'è mai. Sono arrabbiatissima. Non ci posso combattere. E lei perché gliel'ha comprato? Ma che scherza? Non gliel'ho comprato io. Fossi scema. Non so neppure dove ha trovato i soldi. Io faccio la badante. Sono sola e non arrivo a fine mese. Devo pagargli pure le ripetizioni. Ma signora, si rende conto di quello che dice? Suo figlio ha un motorino e lei non sa neppure come ha fatto a comprarlo, né con quali soldi l'abbia comprato. Potrebbe averlo rubato. Buongiorno signora, dovrei parlare con sua figlia. Lei è la mamma, vero? Sofia non è in casa, ma lei chi è? Sono il detective di Mezza Salma. Da talora suppongo sia a scuola. Magari, è andata a fare shopping con delle amiche.
Sempre a spendere soldi. E con quali soldi? Mi scusi se mi permetto, non vorrei essere scortese. A quanto vedo, non so se sua figlia se lo possa permettere. Mezzosalma, ti vedo troppo pensieroso oggi, cos'è successo? Capo, spesso mi furono in mente le parole dei genitori dei ragazzi ai quali il professore dava lezioni private. Sofia non è in casa, è a fare shopping con delle amiche. I genitori sono sempre gli ultimi a sapere le cose e spesso non sanno o non vogliono sapere quello che fanno. È possibile che siano così sprovveduti da non chiedersi come i loro figli si procurassero il denaro? Non gliel'ho comprato io, fossi scema. Non so neppure dove ha trovato i soldi. Il professore dava lezioni private a questi ragazzi. Chissà se nel loro comportamento c'è la risposta. Lui mangia così poco, sempre attaccato a quel Facebook. Facebook? Ecco la pista da seguire. Tranne il sabato, ogni pomeriggio dava lezioni private a due ragazzi. E anche i giovani vanno su Facebook. Adesso, capo, col suo permesso, vado a ritirare il motorino prima che chiuda l'officina. Prima di andare, telefona all'ispettore Caruso e informalo su questi ragazzi. Il professore è morto? Zio, che disgrazia. Pare si sia suicidato. Suicidato? Era incastrato fra gli scogli. Ho provato a caricarlo in barca, ma non ce l'ho fatta. Ascolta, come ho detto ai vostri genitori, questo non è un interrogatorio, ma una chiacchierata informale. Sofia, perché andava a casa del professore Torrisi? Non so niente del professore. Facevo lezione e me ne andavo. Ma nessuno ti sta accusando. Ma una cosa però me la devi dire. Come fai a fare shopping se in casa avete così pochi soldi? E tu, Davide, come comprate il motorino? Soldi miei. Lavori? No. E allora? Dove prese i soldi? Sono affari miei. Non devo rendere conto a nessuno. Conosco i miei diritti. Se mi volete accusare di qualcosa, voglio un avvocato. Agente, accompagni fuori questi ragazzi e poi fai venire Di Mauro che gli devo parlare. Venite, ragazzi. Di Mauro, sei ritornato a casa del professore Torrisi? Sì, ispettore. Nonostante ci fosse un modem per la connessione wireless, non abbiamo trovato il computer da nessuna parte. Volevo fare qualche domanda anche alla signora Mara, ma non era in casa. La scomparsa del computer è ancora un mistero. Mezzosalma era andato nel laboratorio dove il professore lo aveva portato per la riparazione, ma era già stato ritirato. Il computer è stato ritirato dal signor Torrisi il mese scorso. Chiama Mezzosalma e digli di interrogare nuovamente la vicina di casa del professore. Ho paura che non ci ha detto tutto. Signora, mi ha detto che lei provvedeva alle faccende di casa del professore. Sì, certo. È prima che la signora Piera morisse. Mi dice per cortesia allora che fine ha fatto il computer del Torrisi? Computer? Io che ne so, quelle diavolerie. Lei mi ha detto la mattina che è venuta in ufficio a riferirmi della scomparsa del professore che viveva sempre attaccato a quel Facebook.
Deve saperne quindi di quelle diavolerie. Non ho niente da dire. Io sto già male per la morte del professore. Se ne vada, la prego. La reazione della signora mi sembra alquanto strana. Ci nasconderà qualcosa? Sono andato a trovare l'ispettore Caruso e mi ha detto che a seguito di una ricognizione sui conti bancari del Torrisi e della signora Mara ha scoperto che entrambi avevano prelevato delle somme importanti dai rispettivi conti correnti. Senti, senti, e per farne cosa? A questo punto, inseguendo un'intuizione, Caruso mandò a prendere i due ragazzini, Davide e Sofia, per interrogarli. Sofia, vieni, l'ispettore ti aspetta. Siediti. Abbiamo trovato su Messenger e WhatsApp le vostre conversazioni. Sofia, ti conviene dirmi tutto? Ha fatto tutto lui, Davide. Io non ho colpe. Ha creato un profilo falso su Facebook a nome di Vanessa, dal quale corrispondeva col professore Torrisi. Mi ha costretto a fare delle foto mie compromettenti, che poi inviava al professore. Lo sappiamo. Non puoi più negarlo. Hai preso 3.000 euro dal professore. Sofia ha confessato tutto. Erano 2.000, non 3.000. Esatto, 2.000. E solo tu potevi saperlo. Il professore era un imbecille. Si sentiva solo. In fondo lo abbiamo un po' distratto. Vanessa, con il corpo di Sofia che si è prestata a fare le foto, gli ha ridato il vigore di una virilità perduta per sempre. L'esame autoptico del cadavere ha rivelato che il professore Torrisi è morto per annegamento. Alla luce dei fatti si esclude l'incidente e l'omicidio. Il Torrisi, prima di decidere di annegare, aveva mandato e ricevuto fotografie pornografiche, ma la minaccia di vederle diffuse sul web aveva pagato i suoi ricattatori. Davide e Sofia sono responsabili, ma non sono i soli. Come sarebbe a dire? Dopo aver ottenuto il mandato di perquisizione, l'ispettore Caruso andò a casa della signora Mara, dove ha trovato il computer del professore. Lei ha pagato quei ragazzi per ricattare il Torrisi. I ragazzi, a loro volta, ricattavano il professore. Si rende conto di quello che ha fatto? Ma non gli era affezionato. Non gli ero solo affezionato. Io lo amavo, ma lui non mi voleva. E così ha pensato di indurla al suicidio. Ma scherzo! Io volevo solo spaventarlo, per spingerlo ad essere più comprensivo con me. Sa cosa significa passare la vita da sola, vicino a un uomo che ama un'altra? Cosa significa la gelosia? È stato sempre fedele alla sua Piera. E ora che avremmo potuto farci compagnia, stava sempre su face buco. Anche mentre ero vicino a lui, non si accorgeva di me. Sì, ero gelosa anche di face buco. Non avrei mai immaginato che si arrivasse a questo. La gelosia di Mara e la spregiudicatezza, unita all'avidità dei due ragazzi, avevano indotto il povero Torrisi al gesto estremo. Visto, Lombardo, che la cravatta non è stata poi così importante per la soluzione del caso? Ma vuoi sapere una cosa? Preferisco di no, capo. E io te la dico lo stesso. Se proprio non ne può fare a meno, sentiamo. Mezzasalma, ti devo confessare una cosa. Sei l'unico che riesce a farmi incazzare di brutto. Però non è sempre colpa mia. Stavolta è stata la colpa di Facebook.